martirio come atto ultimo e primo del grande amore. In compagnia di qualcuno che vuole un po' di coccole, e coccole vuole anche darle, parliamo del grande amore. Il Vangelo oggi ci parla del grande comandamento dell'amore, ma per non essere né stucchevole né troppo poetico, né al di fuori anche del mondo e della società di oggi, se ho parlato di martirio è per rendere presente la grande verità del sacrificio di Cristo. Ora, tantissimi uomini e donne nella storia si sono sacrificati, e non tutti certo erano dei santi, o sono stati classificati tali. Ma la cosa che caratterizza il grande amore per tutti gli esseri viventi è proprio il donarsi. Notiamo nella prima lettura un Paolo che non viene assolutamente accettato e addirittura vuole proprio mostrare tutta la sua conversione, il fatto che lui ha cambiato radicalmente esistenza, da un persecutore ad un apostolo. E difatti noi non è che crediamo tanto che un assassino possa diventare un discepolo, però se Dio è grande anche in questo. Ma ci poniamo sul fatto che tantissime persone oggi si sacrificano per il bene altrui. E necessariamente non sono né missionari e né per forza genitori o anche nonni. Il grande comandamento dell'amore nasconde in sé anche il duro sacrificio del dare la vita per gli altri, o almeno per coloro che si ama. In questa maniera tutta la logica dell'esistenza è sottesa a questa parola, che, come ci racconta Dante, non solo muove le stelle e il cielo, ma muove ogni buona intenzione umana. Noi cerchiamo sempre e comunque di essere sereni e felici, e possiamo credere che l'amore è il veicolo che ci porta e che custodisce la felicità. Purtroppo però noi ci rendiamo conto che l'amore va conquistato, va conservato e custodito per essere più vero ed essere forte. Cerchiamo di capire che in ogni grande gesto, in ogni slancio di questo sentimento primordiale e costante nell'uomo, ci deve essere sempre un'accettazione dolorosa e sacrificale dell'amore. È ovvio che non accettiamo questo discorso, lo vogliamo rifuggire, lo vogliamo allontanare, ma in realtà per essere più valido, più forte e vero, l'amore deve necessariamente avere il suo risvolto, o meglio, la rinuncia, il sacrificio, anche la sopportazione. Proprio perché come una bella pietra tutta stondata dal corso di un fiume, del tempo e dei ciottoli attorno, sia liscia, levigata, bella, armoniosa. Ricordiamo che l'amore è una forza e un seme, e con essa si possono costruire grandi cose, soprattutto se siamo insieme o condividiamo uno stesso percorso di vita. Ma si può essere anche amici. Anzi, ricordo di aver letto I quattro amori di Carl Lewis. Ve lo consiglio. Ed essere diversi, ma uniti dalla stessa voglia di stare insieme, aiutandosi e lottando contro le intemperie della vita. Per moltiplicare la gioia, dividere il dolore ed essere presenti ad una esperienza unica e singolare, cioè la vita insieme all'amore vero. Ecco quello che ha fatto provare Gesù e i suoi apostoli, ecco quello che gli ha detto nell'annunciare la parola di Dio. Il comandamento dell'amore è l'unico mezzo per fare ciò che si vuole, perché è l'amore che detta le leggi, cosa è giusto e cosa non è giusto. Riconoscere il bene e il male, la verità o la menzogna, e continuare a camminare insieme. Buona scoperta del comandamento dell'amore, che ci fa essere tutti insieme, diversi ma uniti.